E partiamo quindi con la piazza di Busto Arsizio, progetto Ruote Sicure. Siamo con il comandante della polizia locale del comune di Busto Arsizio, Claudio Vegetti. Allora, signor Claudio, lei nuovo, diciamo così, per l'esperienza nella provincia di Varese, anche se ci ha raccontato che nella provincia di Milano ha già avuto modo di partecipare a queste iniziative e quindi sicuramente ne capisce l'importanza e ha sposato questo progetto. Questa è un'iniziativa ovviamente molto lodevole, che si affaccia nell'attività di prevenzione primaria che facciamo della sinistrosità sulle strade, che ovviamente anche il territorio di Busto Arsizio non è alieno da questo tipo di problematica. Ecco, questi interventi con i ragazzi devono dare intanto la massima fiducia nelle istituzioni che sono al servizio proprio degli operatori, ma dare anche le giuste informazioni sui pericoli reali che ci sono ad affrontare quello che è l'ambiente stradale, ecco, pericoli che derivano anche dal fatto che la gente non rispetta le regole. Ecco, abbiamo colto l'occasione anche con i nostri operatori per far verificare un po' tutte le apparecchiature che noi abbiamo in dotazione e così come noi anche tutti gli altri colleghi della polizia locale della zona e delle altre forze di polizia che servono per prevenire delle situazioni di irregolarità. Io vado in modo particolare, faccio riferimento ai sistemi di misurazione della velocità del traffico, che ovviamente la velocità di punta dei veicoli sono uno dei motivi più alti di sinistrosità stradale e ovviamente tutti i macchinari, i precursori, gli etilometri che permettono di verificare lo stato di ebbrezza alcolica, che a me è una grossa flagello che porta molte vittime sulla strada e anche nella nostra zona. On the first page of a story. Siamo con Alberto Belletti, segretario provinciale di Umasca, Umasca uno dei cuori pulsanti del progetto Ruote Sicure. Sì, da anni effettivamente sulle piazze portiamo avanti questo progetto, grazie alla provincia che è, diciamo, il promotore iniziale e poi tutti i comuni che ci ospitano, dando naturalmente un contributo sia anche per quanto riguarda la polizia locale, con i loro mezzi, con i loro uomini che spiegano ai ragazzi il comportamento che si deve tenere sulla strada, il funzionamento delle apparecchiature, lo staff della strada che con le sue attrezzature fa effettua prove della vista, i riflessi, lo staff degli psicologi che verificano l'attitudine alla propensione al rischio dei ragazzi, la persona disabile che spiega come si può convivere con la disabilità e soprattutto come non arrivarci, questo è quello, il nostro intento. Abbiamo anche naturalmente il 118 con gli esperti della Croce Rossa che illustrano i ragazzi come ci si deve o come non ci si deve comportare in caso di soccorso. Abbiamo anche uno specialista, un istruttore di scuola guida Unasca che spiega ai ragazzi quali sono i particolari da tenere sotto controllo dei ciclomotori e infine concludiamo con la prova di guida dove l'istruttore, nei casi in cui è necessario, segue il ragazzo direttamente sul ciclomotore perché chiaramente è molto rischioso. Quelli che sono capaci hanno un circuito dove quest'anno per la prima volta abbiamo realizzato un circuito proprio come verrà effettuato l'esame presso la motorizzazione, quindi in base ai dettami dei decreti ministeriali. Quindi i ragazzi che devono ancora poi superare la prova di guida hanno la possibilità di verificare in un piazzale e poi naturalmente un ringraziamento al tempo perché è quello che finora ci ha permesso di portare le nostre manifestazioni senza doverle rinviare. Grazie. Eccoci quindi dalla piazza di Busto Arsizio con il preside del liceo scientifico Tosi, Giulio Ramolini. Allora, signor preside, ci stava spiegando a microfoni spenti che questa tappa fa parte in realtà di un progetto molto più ampio. Sì, noi abbiamo aderito a questo progetto regionale, diciamo, con la che mi aveva invitato il collega del Gentileschi di Milano. Perché? Perché comunque la nostra scuola c'è già un discorso molto più ampio su base quinquennale della sicurezza stradale, un progetto che si chiama On the Road, che ci coinvolge già da diversi anni e poi rientra anche nel discorso del patentino che noi facciamo fare ai nostri studenti qua a scuola. Però soprattutto la prevenzione, la sicurezza stradale e un discorso anche sulla percezione del rischio che a volte il ragazzo giovane non ha ben chiaro. Io vengo da una militanza, sono un motociclista da sempre. Quando ero giovane avevo corso in moto con risultati anche abbastanza lusinghieri, in sport un po' diversi come lo speedway, eccetera. Quindi la moto ce l'ho nel sangue, però la moto è pericolosa. La moto è pericolosa anche per chi ha esperienza, logicamente, ma soprattutto per questi ragazzi.
perché un qualsiasi piccolo incidente con una moto vuol dire che sei per terra e rischi grosso. Ecco, quindi entra poi questo discorso, e ho aderito con piacere a questo progetto regionale, perché in un discorso più ampio che è la formazione dell'individuo che noi mettiamo in pratica nel nostro liceo. Perfetto, allora oggi il tempo è stato magnanimo o addirittura meraviglioso, quindi c'è sicuramente risposta da parte dei ragazzi, però i ragazzi li vediamo coinvolti realmente. Sì, sì, i ragazzi sono coinvolti perché hanno tra l'altro allestito lì all'ingresso una mostra sia fotografica che reale con d'impatto sugli incidenti stradali, e poi sono coinvolti perché logicamente sono stati anche preparati prima da una serie di interventi nelle classi su quelle che sono le tematiche che vengono sviluppate oggi. Poi c'è le prove pratiche dei ciclomotori. Ecco, a priori era sicuramente positivamente impressionato da questa esperienza. Adesso che siamo a metà, l'impressione? No, l'impressione è ottima, ottima, perché vedete anche voi, stanno partecipando, ci sono fuori attualmente 6 classi, però è tutto molto ordinato, quindi i ragazzi sono attenti ai vari temi degli stand della polizia locale, della Croce Rossa, con lo psicologo sulla percezione del rischio, e mi piace che si svolga in maniera così ordinata, perché vabbè, c'ho già una naturale vivacità di questi ragazzi, però hanno compreso che insomma la mattinata non è assolutamente una mattinata buttata via, anzi è lezione e si impara moltissimo anche in questo modo.